Buonasera e bentornati al TG Ragione per l'edizione speciale dedicata a quello che possiamo ormai definire un vero e proprio Auletta Gate. Non si fermano infatti i reati contestati a Francesco detto Ciccio Auletta, l'ormai famigerato disturbatore della tranquillità cittadina e della libertà imprenditoriale sul nostro territorio. Non parlo dell'atteggiamento sedizioso abitualmente esercitato in consiglio comunale, egli è oggi nel mirino anche per la sua attività sui social network. All'attenzione degli inquirenti è infatti un recente post Facebook nel quale Auletta ha affermato testualmente «piove governo ladro», venendo immediatamente denunciato sia dal Consiglio dei Ministri al completo che dall'Associazione Nazionale per l'Ottimismo Meteorologico. Non è la prima volta che il consigliere viene raggiunto dalle accuse di calunnia e in passato i suoi strali via Facebook avevano coinvolto anche il monumento simbolo della nostra città. Dopo essersi scattato un selfie con la torre, egli l'aveva infatti definita pendente nella didascalia del post, suscitando la reazione indignata della stessa che ha proceduto in sede legale per diffamazione. La torre è qui con noi e ha dichiarato ai nostri microfoni, ma come si permette è solo un po' di statica. Mercoledì prossimo si decideranno le sorti di Auletta anche in merito alla querela ricevuta da Roberto Nalli, amministratore delegato di Toscana Aeroporti. La vicenda, ben nota ai nostri telespettatori, riguarda i continui attacchi rivolti dal consigliere alle politiche di Toscana Aeroporti sulla svendita del comparto handling e sulla pista di Peretola. In particolare il progetto bocciato all'unanimità dal comune di Pisa nel 2020 su istigazione dello stesso Auletta. Per questo motivo Toscana Aeroporti ha rotto i rapporti col comune di Pisa, difendendo coraggiosamente i propri interessi contro l'ingerenza delle istituzioni pubbliche su progetti urbanistici e decisioni che riguardano la collettività. Nalli ha presentato ricorso, dimostrando una ferrea volontà di procedere contro il querelato, nonostante il pubblico ministero abbia già chiesto l'archiviazione per inconsistenza delle accuse. A questo proposito vi ricordo lo speciale di stasera, Toghe Rosse, che andrà in onda alle 21.30. Per tutte queste incresciose vicende segnaliamo infine che il comune omonimo di Auletta, in provincia di Salerno, ha diffidato ufficialmente il consigliere comunale dall'utilizzo del proprio cognome su tutti i social, non volendo essere associato al discutibile personaggio. Vi terremo aggiornati anche su questo punto. È tutto per oggi, grazie per l'attenzione e una buona serata dal TG Ragione, il telegiornale che vanta gratuitamente di stare sempre con la ragione e mai col torto.